Ciao, benvenuti. Un consiglio: dopo aver visto l'oroscopo del tuo segno zodiacale, ti invito a guardare anche quello per il tuo segno ascendente e per il segno in cui hai la luna e poi fondere tutto insieme. Questo per avere una previsione molto più accurata per la tua settimana. Ti lascio al video, buona visione. Benvenuto caro segno del Leone, vediamo anche per il tuo segno zodiacale l'oroscopo settimanale dal 28 settembre al 4 ottobre 2020. Lo vedremo con i tarocchi e con l'astrologia. Partendo dall'astrologia, qui i transiti planetari, che cosa ti dicono? Ti dicono che hai due transiti molto importanti e molto favorevoli ancora durante questa settimana, cioè sia Venere che Marte, il che ti garantisco che non è affatto poco. Ok? Quindi qui diciamo che un Marte in Ariete ed una Venere in Leone chiappano proprio il tuo segno zodiacale nel mezzo. Allora, qui sicuramente ci sarà molta grinta, molta forza, molta passione, il cuore tornerà a battere sicuramente. Magari essendo ancora qui sotto scacco di Urano dal Toro, specialmente la prima decade, se sei della prima sì, la prima, ma anche un pochino la seconda decade, un pochino comincia a sentire questo transito. Ci saranno delle penalizzazioni, nel senso che magari un qualcosa che vorresti arrivare a concludere, alla realizzazione pratica di un qualcosa, insomma, succede sempre qualcosa che frena, che rallenta, che fa perdere un po' di tempo. Però, insomma, diciamo. Limitiamoci per adesso a questo. Ecco, una cosa, siccome c'è questo Mercurio dal segno dello Scorpione, attenzione magari anche ai figli, alle comunicazioni, telefonate anonime, insomma, un qualcosina di torbo e di strano qui, potrebbe accadere, va bene? Ma andiamo a vedere, vediamo un po' i tarocchi cosa dicono. Allora, per il segno zodiacale del Leone, dal 28 settembre al 4 ottobre 2020, che cosa accadrà? Come trascorrerà la settimana il segno zodiacale del Leone? Allora, vediamo. Beh, qui c'è una grande soddisfazione, eh? Vediamo un pochino. Qui c'è un qualcosa a cui punti, a cui vuoi arrivare. Vediamo che cosa si mette di traverso. Allora, qui c'è un qualcosa che il Leone senz'altro desidera. Desidera molto arrivare a vincere qualcosa. Quindi magari sei veramente in competizione con qualcuno, Leoncino. Magari vuoi arrivare da qualche parte. Qui questo Marte in Ariete ti dona veramente la grinta, la carica, il desiderio proprio di arrivare da qualche parte, di primeggiare su qualcuno o su qualcosa. Poi l'orgoglio leonino, figuriamoci. Però a questa vittoria chi è che si mette di traverso? Eccola là, un'altra donna. Quindi qui, magari non lo so, stai cercando di conquistare un uomo, c'è questa donna di traverso, devi avere una competizione nel vero senso della parola, magari devi fare proprio una gara di un qualche tipo e c'è la concorrente di traverso. Vuoi fare un qualcosa, vorresti comprarti un qualcosa che tanto ti piace e tua madre non vuole. Insomma. Ok? C'è una donna che diciamo fa un pochino da ostacolo e a sfavore a questa tua situazione. Comunque, vediamo ciò che sta per accadere. Vediamo che cosa accadrà quindi durante la settimana al segno del Leone. Cosa sta per accadere nella settimana del Leone dal 28 settembre al 4 ottobre 2020? Vediamo come prosegue sta cosa. Allora, beh, diciamo che qui sembrerebbe che, vedi anche qui le due donne, nonostante tutto qui, allora le cose sicuramente andranno avanti, magari le carte ti dicono ci vorrà un pochino più tempo di quello che pensavi tu o che avresti desiderato tu per vincere, per arrivare a questa vittoria, mettiamola così, a questa grande soddisfazione che vorresti, ma qui c'è,
diciamo così, non voglio dire un accomodamento, però diciamo che qui alla fine la potresti anche sfangare. Vediamo un po' cosa si riferiscono e come va a finire, poi ti spiego meglio, vediamo. Guarda, esatto, qui si può arrivare alla vittoria di un qualcosa. Qui le carte fanno vedere, vuoi arrivare veramente, qui c'è competizione con un'altra donna. Sicuramente qui c'è una competizione con un'altra donna, donna che ti darà sicuramente del filo da torcere, sicuramente qui c'è da battagliare, eh. Qui c'è da battagliare perché è una donna anche lei molto attiva, una donna che anche lei fa molto. Diciamo che, come ti posso dire, né vincitori né vinti, la posso mettere così. Qui c'è da farsi un bel mazzo, quindi se si sta parlando di lavoro, di un qualcosa che riguarda il lavoro che devi fare, eccetera, eccetera, qui c'è da sbattersi parecchio perché, ripeto, questa donna, questa persona, anch'ella è molto 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 attiva. Diciamo che però te hai favori un po' del cielo, vieni un po' aiutata dalla sorte, però qui c'è molto molto da fare. Altra cosa che potresti fare, qui ci può essere anche una novità, una presa di posizione, come si posso dire, una decisione, una novità che potresti decidere di fare, di inserire in questa situazione che ti potrebbe portare comunque sia al successo. Andiamo a vedere, voglio chiedere un attimo questa carta qui, andiamo a vedere a che cosa porterà, vediamo. Chiediamo un po' un approfondimento, diciamo. Qui c'è sì da battagliare, da darsi da fare, ma qui ci può essere una bella soddisfazione durante questa settimana. Ed effettivamente i transiti planetari questo dicono, insomma, anche loro, anche le stelle parlano la stessa lingua dei tarocchi. Allora. Esattamente, un altro 5. Qui c'è una novità, sicuramente una novità che entra in questa, diciamo così, in questa situazione che porta ad un qualcosa di rigoglioso, di positivo, però c'è da fare, c'è tanto tanto da fare. Andiamo a vedere. Qui c'è l'aumento di qualcosa, un qualcosa che aumenta e poi si ferma. Allora, dunque, qui ci sono, guarda, di nuovo la stessa carta. Io credo che qui tu sia in forte competizione con qualcuno per vincere, per arrivare, diciamo così, ad un primato di un qualche tipo. Però questa donna diciamo venderà cara la pelle, non so come meglio tradurla, ok? Quindi qui c'è parecchio da sbattersi, eh? Vediamo un po' gli angeli che cosa dicono, vediamo un pochino per il leone. Qui c'è da vendere cara la pelle, non è una settimana negativa, anzi, qui ci sono delle comunicazioni che arrivano, delle novità che arrivano, il lavoro che aumenta sicuramente. Quindi aumenta il lavoro, possono aumentare le entrate di denaro, però qui c'è da sbattersi parecchio. Vai avanti, vedi? Guarda, gli angeli ti dicono vai avanti. Trasforma le delusioni in energia positiva, per alimentare il tuo progetto creativo con emozioni autentiche. Quindi vai avanti, non mollare, non ti dare per vinta o per vinto, c'è semplicemente da lavorare, da darsi da fare di più. E io credo sia proprio per colpa, fra virgolette, di questo Mercurio nello Scorpione, ma Venere e Marte sono dalla tua, quindi non demordere, Leone, mi raccomando. Andiamo un po' a vedere i segni zodiacali per te. Vediamo. Quali segni zodiacali ci sono coinvolti? L'Ariete, ok? Anche questo è un altro testone che vuol primeggiare, quindi qui Alea voglia a competizione. Allora, dal 28 settembre al 4 ottobre, quali segni zodiacali ci saranno coinvolti per il segno del Leone? Con quali segni avrà a che fare durante la settimana?
con il toro, con il sagittario, quali segni zodiacali ci saranno coinvolti? Sagittario nuovamente, quindi mi viene riconfermato il Sagittario. L'Ariete, mi viene riconfermato l'Ariete. Quindi i segni di fuoco, vedi? Gli altri due segni di fuoco, infatti, con questi transiti me lo potevo pure aspettare. Qui c'è il Capricorno, la Vergine. Con quali segni zodiacali avrà a che fare il Leone? Il Capricorno che viene riconfermato, i gemelli e l'acquario. L'avevo detto l'acquario? No, e allora ve lo dico adesso, ok? Capricorno, acquario, vergine, ariete, toro, gemelli, sagittario. Questi sono i segni che più mi escono in fuori, sia come segno solare, sia come ascendente, naturalmente. Se questi segni non ci dovessero essere, poco importa. Voglio dire io, magari avete la luna in acquario e non lo sapete, quindi ovviamente le mie previsioni, il mio oroscopo vale lo stesso, ovviamente, anche perché le stelle, quelle sono, non mentono. Va bene? Io ti do un bacione e ti aspetto sempre qui, naturalmente, al prossimo video. Fammi sapere nei commenti. Ciao, a presto.